tutti. Oggi vi voglio insegnare una ricettina con dei biscottini salati che sono davvero una delizia, perché sono quei biscotti salati, sì, ma che hanno anche quel po' di dolce che insidia a mangiarli. Praticamente sono uno tira l'altro, sono davvero traditori questi biscotti. E per prepararli vi serviranno soltanto 300 g di farina 00, io utilizzo quella 300W, 90 g di burro, una bustina di lievito di quello praticamente chimico ma senza vanillina, quindi potete usare anche lievito per dolci, ma basta che non ci sia dentro la vanillina, altrimenti quello per salati, 20 g di zucchero, 3 g di sale, 40 g di olio di semi, io ho usato quello di girasole, 60 g di acqua, che poi potrebbero essere anche un po' di più, un po' di meno, vedremo come, dipende molto sempre dall'umidità esterna e dall'umidità quindi della farina. E poi abbiamo un pochettino di burro, non vi sto a dare la dose, un pochino di burro che servirà per spennellare, che io ho già fatto sciogliere. Il burro, questo invece, è ammorbidito, potete utilizzarlo anche freddo, però secondo me ammorbidendolo si fa prima, si lavora meglio e alla fin fine non cambia niente. Andiamo a miscelare le polveri, quindi farina, lievito. La bustina sono 15-16 grammi, la bustina di lievito. Abbiamo messo lo zucchero, mettiamo anche il sale, mischiamo tutto, aggiungiamo il burro e poi andiamo a sbriciolare per ottenere una specie di sabbia, come se fosse un po' della sabbia bagnata, ecco. In pratica dovete come fare una frolla e non è molto diverso il procedimento. Ecco, e adesso che l'ho sbriciolato per bene, aggiungiamo l'olio . Mischiamo ancora e a questo punto andiamo ad aggiungere acqua sufficiente per ottenere un impasto sodo come quello di una frolla, appunto. Vedete, questi sono 60 grammi e mi sembrano già sufficienti. Vado a lavorare un pochino sul piano, così vedete anche bene la consistenza. E voilà, abbiamo già l'impasto fatto e non ha nemmeno bisogno di riposo, potete benissimo utilizzarla anche subito. Adesso vado ad accendere il forno. Ho messo l'impasto e l'ho schiacciato un po' su un foglio di carta forno. Ne vado a mettere un altro e adesso vado a stenderlo con il mattarello, cercando di farlo diventare il più sottile possibile. Ho acceso il forno a 200 gradi e intanto che lui si scalda io vado a preparare i biscotti, quindi anche una preparazione molto molto veloce. Anche la cottura sarà di 15 minuti, per cui velocissima.
tirato il più sottile possibile. Adesso con la rotella vado intanto a ritagliare i bordi. Ovviamente questa la vado a tirare di nuovo dopo e la utilizzo per fare altri biscotti. Per caso poi voi li volete più regolari, questi li potete anche togliere così. Poi con una forchetta andiamo a bucherellarli in questo modo. Questi li ho tirati un po' più sottili, forse ci vuole anche un minuto o due di meno per cuocerli. Adesso li vado a mettere in teglia, in questo modo, li metto in forno a 200 gradi e li lascerò dentro, magari dopo 10-12 minuti un'occhiatina gliela do e vedo se sono già pronti o se hanno bisogno di essere cotti ancora un po'. Ora che il forno è pronto, prima di andare a infornarli, li spennello con il burro fuso. Così li rendiamo ancora più golosi. E là, vado a metterli in forno. Li ho lasciati nel forno 13 minuti. Come vedete si sono colorati un pochettino, adesso sono pronti. Li devo far raffreddare prima di toglierli dalla teglia, perché altrimenti sono troppo friabili, va a finire che si rompono. E ho già infornato l'altra teglia, perché ovviamente ne è venuta una e mezza, diciamo. E niente, questi sono i nostri biscotti. Vi assicuro che sono davvero irresistibili. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e magari iscrivetevi al canale. Nella descrizione trovate sempre gli ingredienti, le dosi e insomma magari anche qualche consiglio. Grazie e buona giornata!